I due passi dall'inizio del libro Matematici nel Sole. E tra parentesi lasceremo ai lettori di intendere perché Matematici nel Sole. Per chi dovessi preparare la fine, vorrei farlo in una splendida cascata di luce. Con un sole scintillante, una brezza leggera, il fruscio dell'acqua che mi passa accanto, il sorriso, le rughe, i denti freschi, un cigno superbo, il bianco degli occhi delle persone che mi sono sempre state accanto e vorrei che tutte sorridessero, anche ai versi più tristi. La conclusione di questo passo. Quel che sicuramente non vorrei è che ad accompagnarmi ci fosse la pelle diafana di un qualche prete inutile, dalla voce fessa e la pronuncia affettata, con occhiali dalla montatura in oro, magari con lenti fumé, non per via di una qualche divinità che forse ci segue da tempo. Dio, si sa, è capace di nascondersi in qualsiasi calice, in ogni possibile tartina. No, è per via delle mani. Mani dalla pelle risecchita, o peggio umide, grassocce e molli. Mani che non sanno mai, io dico mai, tenersi in disparte e rinunciare. Franco Stenzer ha studiato filosofia, ma la tesi l'ha dedicata uno scrittore, Robert Walser. Anche nei suoi libri non c'è traccia di grumi teorici filosofici irrisolti, galleggianti, erratici tra le sue righe di scrittura. Debutta non giovanissimo con Anno di Volpi Argentate, da Einaudi nel 2000, e solo qualche anno dopo pubblica, sempre da Einaudi, Il nostro primo solenne, stranissimo Natale senza di lei. Einaudi, per ragioni commerciali o per ragioni di programmazione, non pubblica il suo terzo romanzo, Matematici nel Sole, e Franco Stelzer lo pubblica con le edizioni Il Maestrale. Franco Stelzer ha studiato filosofia, ma la tesi di laurea l'ha fatta in letteratura. L'ha dedicata a uno scrittore, Robert Walser. Anche nei suoi libri non c'è traccia di grumi teorici filosofici irrisolti, galleggianti erratici tra le sue righe di scrittura. Debutta non giovanissimo con Anno di Volpi Argentate, una raccolta di racconti, da Einaudi nel 2000, e solo qualche anno dopo pubblica, sempre da Einaudi, Il nostro primo solenne, stranissimo Natale senza di lei. Einaudi, per ragioni di programmazione, non pubblica subito il suo terzo romanzo, Matematici nel Sole, e Franco Stelzer lo pubblica con le edizioni Il Maestrale di Nuoro. Il libro è bello, come i primi due, e in modo diverso, nel senso che per ciascun libro Franco Stelzer monta un dispositivo differente di scrittura. Occorrerebbe indagare sulle sue traduzioni di autori tedeschi per cogliere suggestioni e influssi. Noi avvertiamo che la penna di Franco Stelzer è forgiata anche dal suo lavoro di traduttore e il suo cielo non è solo più, e da tempo, italiano. È una chance. Matematici nel Sole gioca la carta dell'ombra della morte che plana nella vita di un uomo e che permette di distinguere la vita autentica dalle impalcature della sopravvivenza, per non dire della falsa vita, come se la morte annunciata, ma non certa, illuminasse meglio il tragitto di vita.
In realtà questo è il pretesto per la testimonianza, ma la scrittura di Franco Stetzer mette già in rilievo ogni dettaglio dell'esperienza. Non ha bisogno della presunta luce retroattiva gettata dalla significazione della fine, anche perché la fine non è certa. In nessuna riga è detto se il protagonista morirà. Lo splendore della parola, e quindi la luce di ciascun elemento linguistico, è un valore acquisito della scrittura di Franco Stetzer, che accoglie ciascuna immagine che si affacci nel suo viaggio. Questa è anche la lezione del suo primo libro di racconti, che mette l'anno nel titolo. Avevo letto un poeta francese, del quale giustamente ho dimenticato il nome, che cercava di infondere luce in un'esperienza quotidiana grigia, e lo faceva anche con motivazioni politiche. Stetzer la luce la trova in ciascuna storia delle molte storie che narra, in ciascuna frase, in ciascuna parola. La lezione è quella di Kafka, che annotava la giustezza di una frase semplice come «Ella guardava alla finestra». Il tono dell'incontro è l'effetto di verità della scrittura, e non è dato questo dalla sintassi, dalla frase o dalla semantica. Pure il glossario e il dizionario, quello che chiamiamo il lessico di un autore, non sono decisivi. Conta l'arte dell'ascolto, senza la quale non si instaura la luce, e questa si avverte sin dall'inizio di una narrazione, come la piccola musica nei romanzi di Céline. Le poesie che introducono alcuni capitoli sono di Husse, il personaggio maschile, e dedicate a lei, wife, ed è quel che dell'emozione si scrive, e sembra molto lontano dalla percezione della quotidianità. I figli stessi hanno, come i genitori, hanno dei nomi improbabili, e comunque anche i nomi non offrono un'identificazione sociale dei personaggi. Rimane un canovaccio, un testo, una storia che potrebbe svolgersi appunto in altri tempi e in altri luoghi. Ha più il tempo tra il tempo della fiaba e il tempo del mito. Sono marito e moglie, e sono sollecitati da infinite storie, storie che sono anche narrate all'interno della storia e talvolta anche a più voci. Le storie degli animali sembrano avere uno statuto singolare nella narrazione, come se la forza di verità della condizione animale, che non conosce falsità, fosse il reagente per leggere quel che della vera vita c'è in questa che è una storia d'amore. Accoglimento, accoglienza, accettazione. Ciascun elemento della vita entra nell'arca, è accettato nell'arca, è accolto nell'arca, e solo così sfugge al diluvio. È anche il modo di sospendere la credenza che il cancro significhi la morte e interrompa così la battaglia di vita. In breve, è una storia d'amore confrontata all'emergenza di un cancro che per un verso pone un conto alla rovescia, che calcola il personaggio rispetto a un'operazione che può decidere positivamente o negativamente
della guarigione, e questo è il pretesto per ripensare la vita di questo amore, la vita di questa coppia. Alcuni capitoli sono scanditi da poesie e aforismi che danno un'altra scansione alla storia e funzionano quasi come un'altra scena. E anche le truci fiabe animali, di forte intensità, apparentemente non mediate dalla parola, offrono un'altra pausazione ancora. Allora poesie, narrazione principale, storie raccontate nella storia, fiabe animali, insieme vanno a costituire quella struttura che non c'è e che potrebbe essere quella del romanzo ottocentesco. In tal senso Franco Stezza ha la sensibilità del Novecento e di questo inizio di terzo millennio. È vicino a Arno Schmidt e lontano da Dostoevskij. C'è anche forse un approccio frammentario all'esperienza, mitigato dal filo della scrittura che corre tra i bordi di un arcipelago, una tecnica di mosaico forgiata dalle proprie esigenze. E questo aspetto non credo si trovi nei testi letterari della sua formazione. L'intensità della vita dei personaggi, che trovano la celebrazione e la sua liturgia persino nella preparazione delle marmellate, oltre a corrispondere a qualcosa di infinitamente vero, perché ciascun istante nella sua originarietà è molto di più che strappato alla morte, è istante di vita assoluta. Allora, non solo la trappola matrimoniale non cancella la vita di marito, husband, e la moglie, wife, ma è la stessa vita che non si lascia intrappolare nei protocolli della sopravvivenza. Franco Stelzer né scrive l'apologia del matrimonio, né scrive la lotta contro gli effetti secondari del matrimonio, ivi compresi la moglie grigia e gli amanti multicolor. La bellezza narrativa, infatti, è una proprietà che si staglia nel cominciamento della scrittura e non viene dalla connotazione sociale data a un modo di vivere piuttosto che un altro. Allora, questa sorta di celebrazione della vita quotidiana, che a una prima lettura ci ha fatto pensare a Franco Stelzer come un minimalista italiano, va ben oltre operazioni algebriche minime o massime sulla lingua, che in tal senso sarebbero un omaggio alle celebrazioni e alle liturgie sociali. C'è un gesto di indipendenza che è capitale nella lingua di Stelzer, che si attiene alla logica della sua esperienza e non al discorso di altri. E questo senza polemica, ovvero senza guerra contro i mulini a vento. Appena un passo della sua prosa, capitolo 7. Perché morire non sarebbe poi una cosa tanto dissimile da altre. Perché morire non avrebbe in sé una sostanziale diversità. Perché Hus è già morto molte altre volte, quantomeno tutte le volte in cui una nube nerissima è scesa sopra di loro e qualche cosa si è rotto, proprio mentre la mano di lui le sfiorava il corpo, o mentre Wif si preparava lieta a incontrarlo. Ed è prevalso il grigiore, la tristezza, la voglia di perdere, di buttare tutto all'aria, di lasciarsi andare. E si è insinuato nella loro casa il vuoto ingombrante della fine.